Amici di Mondo Futsal, buon pomeriggio da Davide Mancini e benvenuti al Pala Bianchini di Latina, dove si stanno per affrontare Sporting Giovani Risorse e Visfondi, gara valida per il primo turno di ritorno del campionato di Serie C2, girone di seconda di questo 2015. Si parte col primo pallone giocato proprio dallo Sporting, subito azione offensiva, riparte la Visfondi, passanante. Triolo di prima, proprio per il numero 7, passanante è solo, attenzione lo scambio col Triolo e arriva il vantaggio della Visfondi con Triolo che a porta vuota mette dentro per il vantaggio degli ospiti. Non è toccato al centro, Triolo recupera, lavoro di gambe di Amarante, l'errore, attenzione Iannella ne approfitta e c'è il pareggio di Iannella. Aito gli ruba bene il pallone, allora è 3 contro 2 per lo Sporting, si allarga Martufi, il pallone proprio per il numero 5, la finta di Martufi, entra in area di rigore, ancora Martufi, scarica su Gaito, il piazzato, ci mette il piede Luca Napolitano, ancora Gaito allarga a destra, ma c'è l'errore, attenzione a Passanante, se ne va in contropiede da solo davanti a Corbucci, Triolo e c'è l'autorete di Contarino. Passanante non vede compagni liberi, allora scarica in avanti per Triolo che uncina il pallone e va con il destro, trova la risposta di Corbucci, è stato questo pallone sempre per Gaito, la finta di tirare con il destro, poi sceglie Contarino, allarga il compasso, ancora per Gaito, va a sparare con il destro, la gran parata da parte di Napolitano. Triolo recupera il pallone, se ne va da solo Triolo, numero 10, va fino in fondo con il destro, spara Triolo, non trova la porta, altra chance però Annella che non trova il compagno, trova però Martufi, allora può andare con il destro, porta avanti il pallone Martufi e batte Napolitano per il pareggio. Pronto Martufi con il destro, alza questo pallone per Gaito al volo, non riesce dalla zanna con il tacco a mettere dentro e questa era una buona chance. Contarino, quindi Gaito va con il destro, Gaito spacca la porta e porta in vantaggio lo Sporting Giovani Risorse. Perde il contatto con il pallone, riparte Contarino da solo contro due avversari, riesce a trovare Iannella, Iannella 4-2, grande azione dello Sporting che va sul più 2 grazie al gol del numero 10 Iannella. Il prossimo appuntamento con il Mondo Futsal.